Buonasera a tutti, amici di Belli Capelli, eccoci giunti a un nuovo appuntamento con i nostri live Instagram. Oggi con il dottor Verde Rosa, fondatore di Marcheuticals. Innanzitutto colgo l'occasione per salutare tutti. Un buon anno 2021. L'intervista di oggi sarà in italiano e a breve arriverà con noi il dottor Verde Rosa. Eccoci. Buonasera Gianluca, ti Ciao saluto, Bola. ci diamo del tu perché ci siamo Sì, certo. da un po' di Ci tempo. pensiamo. Stavo approfittando dell'occasione per salutare tutti gli amici che ci stanno guardando e augurare a tutti un felice anno nuovo, cosa che non abbiamo fatto finora. Direi di iniziare. Presto arriveranno altre persone che saranno qui con noi. Inizierei Gianluca, se per te va bene, parlando un attimino di te. Come ti sei interessato alla tricologia? So che all'inizio della tua carriera svolgevi un lavoro totalmente diverso, però poi hai scelto Sì. di occuparti di tricologia e hai fondato Marcheuticals, quindi se ci dai una breve biografia. Sì. Sì, infatti, come hai detto correttamente tu, io ho iniziato a interessarmi di tricologia nel 2006. Facevo tutt'altro, lavoravo in un'azienda del largo consumo, facevo il direttore commerciale, però forse anche a causa del grande stress che il mio lavoro comportava, mi sono trovato con un effluvio devastante che chiaramente non sapendo di che cosa si trattasse ho confuso per un'androgenetica. Quindi la domanda è stata: cavoli, adesso divento calvo, devo trovare un professionista, devo rinvenire qualcuno che mi possa dare una mano. Ed essendo in Toscana, che se vogliamo un po' è la culla della tricologia in Italia, mi sono imbattuto in tutti quei medici a turno che fanno parte del SITRI e che sono un po' l'asse portante della nostra disciplina in Italia. Quindi ho avuto il privilegio di conoscere il professor Marliani, il professor Gigli, il compianto Marino Salin, tutte queste persone che hanno fatto un po' la storia della tricologia in Italia. E devo dire che il mio atteggiamento iniziale era molto di scetticismo, no? Pensavo che fossero le solite cose che in Toscana chiamano gli acchiappacitrulli, cioè le lozioni da Far West con l'imbonitore che vende il Certo. prodotto magico. In realtà ho scoperto che c'erano dei professionisti molto seri, molto bravi, molto preparati, c'è una scienza e la cosa mi ha appassionato. E ho cominciato a studiarla prima come appassionato e poi ho visto che il mercato per ora è abbastanza statico, nel senso che di novità non è che se ne vedessero tante. Io da uomo di marketing ho detto: ma cavoli, qui c'è tanto da fare, qui c'è tanto da innovare, c'è tanta ricerca da mettere dentro. E quindi ho fondato Marcheuticals. Marcheuticals, che è nata piccolissima, però aveva dei buoni angeli custodi, perché c'erano questi professionisti del SITRI che avevo conosciuto, che mi hanno anche indirizzato alcuni di essi hanno partecipato con me, e quindi eccoci qui a 14 anni di distanza con una storia che è diventata sempre più importante, tant'è che un paio d'anni fa io ho deciso proprio di far diventare Marcheuticals la mia principale occupazione. Poi nel frattempo ho studiato, sono diventato tricologo, ma preciso, Bola, tricologo, non trichiatra. Io non sono un medico, io sono laureato, ma in tutt'altra disciplina, quindi non posso fare diagnosi, non posso fare anamnesi, posso fare delle consulenze, posso suggerire dei prodotti cosmetici, ma quando si comincia ad andare nel campo dei medici, anche per il codice deontologico che io ho accettato con l'iscrizione al SITRI, faccio un passo indietro e dico: questa è competenza del dermatologo. E Perfetto, quindi questa è un po' la questa storia. precisazione che è molto importante per tutti coloro che ci stanno guardando. Bene, Certo. grazie per la breve brio e direi di iniziare con le domande, visto che ne abbiamo abbastanza. La prima che ti faccio è, partiamo subito con un tema di grande interesse, come può essere quello degli integratori alimentari in tricologia. Quali risultati si possono ottenere? Quali sono i dosaggi consigliati? Quali vitamine e minerali non dovrebbero mai mancare in un integratore?
Qui è un tema, innanzitutto è un tema che ho già svolto sul forum perché ho scritto parecchie cose nei miei articoli, quindi se qualcuno ha la voglia e la pazienza di andarseli a vedere, c'è proprio una sorta di Bibbia che abbiamo fatto, ti ricordi, sugli integratori, ma anche degli approfondimenti su degli integratori in maniera specifica. Per quanto riguarda i risultati che si possono ottenere, logicamente l'integratore, benché sia un tema abbastanza dibattuto, ha un livello di efficacia minore dei medicinali, cioè chiaramente la finasteride avrà un effetto superiore o nella peggiore delle ipotesi quasi paragonabile a quello dei migliori integratori, il minoxidil ugualmente non potrà trovare un sostituto in questi prodotti che sono di natura completamente diversa, principalmente sono dei fitocomplessi oppure dei minerali. Va detta una cosa, l'importanza degli integratori è fondamentale e questo chi avesse il tempo e la pazienza di andare a vedere lo può trovare nella mia intervista, ma anche facendo un approfondimento sul manuale di tricologia, perché il professor Marliani ha chiaramente spiegato che il fabbisogno di minerali in tricologia è molto più elevato che in medicina generale. Mi spiego meglio. Gli stati carenziali in tricologia possono essere degli stati di normalità in medicina generale. Ci sono dei minerali di particolare importanza. Faccio un esempio, il ferro. Il ferro, qualcuno dice che in caso di sideropenia, cioè di carenza di ferro, non vale neanche la pena intraprendere una terapia tricologica, perché senza ferro praticamente non ha senso andare avanti con altri prodotti, quindi bisogna essere sempre molto informati, bisogna rivolgersi a dei professionisti seri che, diciamo, a corredo della prima visita, anche delle visite successive, richiedano gli esami ematici o anche degli esami ormonali o anche lo stato della tiroide, perché la tricologia, come dicevo, è una scienza e come tale va trattata, c'è poco spazio per l'improvvisazione. Quindi, ritornando al tema degli integratori, quando ci sono degli stati carenziali, ci vogliono degli integratori che possano ovviare a questi stati. Poi, una volta che è rettificata la situazione, che gli esami ematici sono a posto, a questo punto si interviene con la terapia specifica sull'inibizione della 5-alfa-reduttasi, tutte le cose che infiammano l'interesse e la passione dei follower. Però, ripeto, prima di affrontare un discorso più evoluto di evoluzione dell'enzima 5-alfa-reduttasi, dell'uccisione del DHT e di tutte queste cose che ci stanno tanto antipatiche, vediamo di capire esattamente qual è lo stato di salute generale e tricologica di base ed interveniamo con gli integratori giusti. A tal proposito, Marcheuticals ha fatto una linea di prodotti che si chiamano Focal Synergy, che si chiama Focal non a caso, cioè sono focalizzati sulla funzione che sono chiamati ad assolvere. Spesso e volentieri si vedono dei blocchetti degli ingredienti nei prodotti sul mercato che contengono di tutto. Ci trovi dentro, non lo so, anche le zampe di drago, cioè le cose che noi che siamo un pochettino più rigorosi nell'approccio non vogliamo vedere. Ad esempio, faccio un esempio, il rame e lo zinco interagiscono insieme. Se tu hai una carenza di zinco o una carenza di rame, non vuoi un integratore che faccia entrambe le cose, perché una può essere fatta a detrimento dell'altra. Quindi con la linea Focal che cosa si è fatto? Si è sviluppata una linea di prodotti che assolva solo ad una funzione. Bene, al massimo delle possibilità. Quindi, quando tu prendi il Focal Ferro, per esempio, dentro il ferro pirofosfato, che è la migliore qualità con la più elevata biodisponibilità. C'è della ferritina, lattoferrina, che serve anche questa, particolarmente nel caso degli effluvi cronici. La maggior parte delle volte l'esame ematico rivela che chi è affetto da telogen effluvio cronico ha una importante carenza di lattoferrina. Per dire quello che ci siamo detti prima. Poi vitamina C che massimizza la biodisponibilità, l'assorbimento del ferro, insomma, tutto quanto è fatto per svolgere solo ad una funzione e farlo al massimo delle possibilità senza andare ad impattare su altri valori che potrebbero essere sballati. Quindi, una volta che si è messo a posto, diciamo, l'esame di base, a questo punto si può pensare ad un'integrazione mirata. Un'integrazione mirata che chiaramente
non avrà l'effetto della finasteride, della dutasteride nell'inibizione della 5-alfa-reduttasi, però tutti sappiamo che nel 2-3% dei casi la finasteride ha degli effetti indesiderati che tutti conoscono. Durante la mia pratica clinica che ho fatto a fianco di professionisti, vedo che i professionisti più seri spiegano chiaramente quali sono gli effetti collaterali che si possono verificare e addirittura fanno firmare un consenso informato. Cioè non si tratta di una cosa che si può fare in fai da te. Quando leggo fino a uno, mezzo, cioè ragazzi, è un medicinale, bisogna essere seri in questa cosa. Al di sotto della finasteride, della dutasteride, di tutto quello che c'è, ci sono gli integratori con diversi livelli di efficacia. La Serenor Epens, diciamo che ormai è non diffusa, di più, tutti la fanno chi in un modo, chi nell'altro, ma essenzialmente Tra quella che l'altro di funziona. Serenoa parleremo perché abbiamo diverse Ah, domande. ecco. Immaginavo, perché cioè, è come parlare del campionato di calcio, sulla Serenor si entusiasmano tutti. Esatto. Bene Gianluca, ti ringrazio per questa esaustiva risposta alla prima domanda e passiamo alla seconda. Sì. Sappiamo che recentemente abbiamo postato sul forum e sul nostro blog Localvice un tuo articolo sugli effetti che purtroppo il lockdown può avere sui nostri capelli. Per chi non ha ancora magari avuto modo di leggerlo, puoi farci una breve sintesi e Certo. spiegarci come affrontare questa situazione mediante l'uso di prodotti specifici? Assolutamente sì, con grande piacere. Innanzitutto devo dire che per completezza di informazione, devo dire che l'Università di Bologna sta facendo uno studio molto importante sugli effetti collaterali del lockdown anche in area tricologica. L'osservazione clinica, diciamo empirica, ha fatto vedere che circa il 30% delle persone che malauguratamente sono state colpite dal coronavirus hanno avuto una copiosissima caduta di capelli, svariate centinaia di capelli al giorno, se non addirittura migliaia. Quali possono essere le cause? Allora, innanzitutto devo fare un breve excursus su questi effluvi, si tratta di effluvi. Gli effluvi sono, nella maggior parte dei casi, diciamo che hanno un elemento comune che è lo stress. Sia che sia un telogene effluvio, sia che sia un anagene effluvio, c'è sempre una forte componente traumatica a livello nervoso che è una concausa, quando non l'unica causa di queste cadute. Ora, abbiamo visto che il Covid-19 comporta anche un coinvolgimento emotivo molto importante per chi viene colpito. Abbiamo visto delle scene terrificanti, la televisione non ci ha fatto mancare nulla. Cioè, in confronto al Covid, la peste nera sembrava una passeggiata di salute, quindi è giusto che la gente si spaventi. Ma oltre a quello c'è anche la mancanza di ossigeno per la respirazione difficoltosa, il decubito nel letto, la mancanza di movimento, l'assunzione di medicinali, tutte queste concause hanno portato a delle cadute molto importanti. Sono delle cadute che hanno nella maggior parte dei casi la natura dell'effluvio, quindi sono destinate a rientrare. Vero è che se l'effluvio è telogen, sapete meglio di me che telogen è una fase del capello, mentre anagen e catagen sono delle fasi del follicolo. Quindi, quando c'è una caduta in telogen massiccia, l'idea è quella di preparare il follicolo ad una fase anagen molto più forte, molto più potente. E detto in soldoni, che cosa avviene all'interno del follicolo? Dopo la discesa delle cellule staminali dal bulge, praticamente c'è un'attività di cheratinizzazione primaria, la cheratinizzazione primaria che viene favorita da prodotti che possono aiutare in questa direzione, quindi apportando le sostanze nutritive più corrette, quali possono essere la cisteina, faccio un esempio. La cisteina è importantissima perché contribuisce fortemente a creare questi legami disolfidici, i legami di solfuro, che sono estremamente importanti nelle strutture proteiche a cui danno rigidità e tenacità. Praticamente l'alfa elica della cheratina del capello si tiene, oltre che per
legami elettrici e altre cose molto più complesse per questi ponti di solfuro. Praticamente sono due molecole di cisteina che diventano una cistina che lega insieme le spire dell'alfa elica. È intuitivo capire quanto gli danno forza, ma pure il metil sulfamilmetano, che è una forma di zolfo altamente biodisponibile. È una forma importantissima perché interviene in tutti i processi di proliferazione cellulare. Insomma, ci sono delle sostanze che giocano un ruolo molto importante, come pure la biotina. La biotina ha il grande vantaggio di combattere l'ipertrofia della ghiandola sebacea e diminuire l'eccessiva produzione di sebo. Ecco, nello studio dell'Università di Bologna, la dottoressa Piraccini diceva chiaramente che è molto importante in una fase di ricrescita di capello mantenere la cute detersa. Bisogna evitare in qualsiasi maniera che ci sia una ipersecrezione sebacea e qualora si verificasse, chiaramente, diciamo a sud della dermatite seborroica, perché quella è una patologia che comporta un intervento diverso, è di natura fungina, quindi è una cosa diversa. Però anche l'ipersecrezione sebacea logicamente non fa bene alla salute del capello. Quindi una erogazione sistemica di biotina può aiutare, ma anche la detersione approfondita e cheratoregolata da parte dello shampoo gioca un ruolo molto importante. E infatti devo dire che due dei cavalli di battaglia dell'azienda che ho l'onore di guidare, diciamo, sono proprio prodotti che si rivolgono a questo tipo di patologie. Cioè c'è l'integratore Integra che sta andando veramente fortissimo sul mercato, sta riconoscendo veramente il mercato, la validità di questo prodotto, che contiene tutte queste sostanze che aiutano la cheratinizzazione primaria, aiutano il controllo dell'eccessiva produzione di sebo, come pure lo shampoo Accelerator, che poi magari ne parliamo più tardi se ti fa piacere. Riesce a mantenere scusami? Abbiamo delle domande anche riguardo. Addirittura. Allora, sto buono e fammi tu le domande perché hai capito che ho la tendenza a diventare logorroico, quindi per favore fermami, ma sai, è un argomento che mi appassiona, no? E quindi quando si può parlare, diciamo, in famiglia. Credo che anche per l'utenza sia piacevole ascoltarti e capire quali sono tutte le caratteristiche importanti di un integratore di un determinato prodotto, anche perché, e qui mi ricollego alla domanda successiva, ad esempio, una delle richieste che riceviamo più spesso è quella relativa ai cosiddetti anti-DHT naturali. Come tu adesso hai spiegato, insomma, a non tutti piace prendere la finasteride o la dutasteride, tutti sono preoccupati degli effetti collaterali e tutto quanto. Diciamo che in passato quello che ho notato è che si parlava quasi esclusivamente di Serenoa repens o sopalmetto, come si Sì. dice in altre lingue. Oggi invece sembrano emergere nuovi fitocomplessi, ad esempio è la Yuga. So che tu hai una grande esperienza al riguardo. Cosa ci puoi dire su questi anti-DHT naturali? Beh, allora, grande esperienza ce l'hanno i medici dermatologi che vedono le centinaia di pazienti all'anno. Io sono uno studente che si sta applicando e quindi, Diciamo però, che sei diciamo che. un buon studente, un ottimo studente. Grazie, grazie. Io faccio tante giornate in affiancamento e sto vedendo effettivamente che c'è una grande diffusione di questa Serenoa. La quale Serenoa, allora. Io ne parlo con grande rispetto perché è un integratore, non ha bisogno di una prescrizione medica, può essere disponibile con grande facilità, però, c'è un però grande come una casa, anzi ce ne sono due di però grandi come una casa. Ragazzi, per cortesia, fatevi vedere da un medico. Il fai da te, fatelo in garage, a casa quando dovete verniciare i muri. Ma il fai da te in medicina non va bene. Cioè, capisco che a volte gli onorari dei medici possono sembrare
importanti, ma sono i soldi meglio spesi perché avrete un quadro oggettivo e soggettivo della vostra situazione, avrete una valutazione fatta da un professionista, avrete degli esami ematici, avrete degli esami ormonali, avrete tutto, potrete partire con una base informata, non indovinando, perché poi in fin della fiera sbagliare tre o quattro integratori a 25 euro a boccetta è come pagarsi una visita da uno stimato professionista che la azzecca la prima e che inoltre non fa progredire l'alopecia, che intanto va avanti mentre noi siamo impegnati a fare questi amabili esperimenti. Quindi il mio consiglio è sempre questo: andate sempre dal medico, possibilmente un medico bravo, possibilmente un medico del SITRI, che sono una garanzia di professionalità. Detto questo, la Serenoa è un grandissimo prodotto, però, ed è il secondo però, ha degli effetti collaterali che sono stati osservati sia a livello di letteratura che di clinica. Interrompo un Gli effetti attimo collaterali. Gianluca e mi ricollego perché questo va probabilmente andrei a rispondere alla domanda dell'utente Zaffiro che ci chiedeva: ho preso un integratore con Serenò alta titolazione e ho avuto dei sites. Quindi, prego. Allora, innanzitutto bisognerebbe capire quali sono i sides, perché i sides tipici e noti della Serenoa sono dei sides simili a quelli della finasteride, in una percentuale che sembra essere paragonabile, perché quando si parla di sides della finasteride si dice 2-3%, 3-4%, siamo in quell'intorno. Sulla Serenoa si dice che sia lo stesso ambito di ricorrenza. Possono essere sides afferenti alla sfera sessuale, quindi tipicamente sono gli stessi della finasteride, quindi aumento o diminuzione del desiderio sessuale, maggiore o minore viscosità del liquido spermatico e diminuita capacità di riproduzione, quindi abbastanza importanti. Però ripeto, qui stiamo parlando veramente di casistiche piuttosto limitate. Però quando si tratta di prescrivere la finasteride, queste limitazioni fanno sì che il medico informi e faccia firmare un consenso informato. Quindi questo dovrebbe far capire che anche il 2-3-4% di incidenza va preso seriamente. Poi ci possono essere anche dei sites di altra natura, prurito, cefalea, oppure di natura gastroenterologica, vomito, nausea, stipsi, eccessiva motilità dell'intestino. Chi lo sa? Quindi anche il nostro amico dovrebbe dirci quali sites ha rilevato. Inoltre, la Serenoa ha, e questo è apparso in letteratura di recente, diciamo che diminuisce l'assorbimento del ferro a livello ematico. Può diminuire l'assorbimento del ferro a livello ematico. E noi sappiamo quanto sia importante il ferro per l'emoglobina, per la funzione di trasporto dell'ossigeno nei tessuti. Per quello che ho detto prima, che ci sono alcuni dermatologi che dicono che non vale neanche la pena iniziare se non si ha il livello del ferro a posto. Quindi ci sono questi problemi. Ripeto, sono una minoranza di casi, ma potrebbe succedere. Però, ripeto, si tratta di un ottimo prodotto. Però l'idea per la quale Marcheuticals si è orientata su un altro tipo di fitocomplesso è perché noi vogliamo dare ai nostri amici dermatologi un prodotto che sia maneggevole, cioè che si possa prescrivere a tutti. La Serenoa non la puoi prescrivere a un adolescente, non lo puoi prescrivere a una donna in età matura. Tant'è che ci sono gli integratori alla Serenoa per uomo e per donna, giusto per spiegare che c'è una funzione simile estrogena che non va sottovalutata. Addirittura la donna incinta, mai e poi mai, perché ha una funzione, potrebbe avere degli effetti teratogeni, cioè di alterazione del feto. Quindi è una cosa che va gestita con molta attenzione. Ripeto, non la sto denigrando, ma dico attenzione alla Serenoa. Per quanto riguarda invece la Yuga, e anche qui se gli amici avranno voglia di andare a vedersi l'articolo che ho scritto sul forum, in letteratura non c'è evidenza di controindicazioni, anche perché banalmente le quantità di Ayuga sono molto più basse della Serenoa. La Serenoa, per fare effetto, deve essere prescritta in quantitativi che vanno dai 90 ai 320 mg, titolata al 90. Ma chi di voi la prende 90 mg quando si sa che gli effetti si possono avere
con 320, qui la prendono tutti a 320, quindi c'è un'altissima concentrazione di principio attivo che potrebbe dare questi effetti collaterali. Mentre invece la Yuga è un fitocomplesso che non ha dimostrato né in letteratura né nella pratica clinica, perché logicamente prima di mettere un prodotto sul mercato, logicamente lo si testa, lo si prova, lo si collauda. E non ci sono stati effetti collaterali di nessun tipo. È un po' un prodotto per tutte le stagioni, va bene per uomo, per donna, non ci sono particolari problemi. Teniamo anche presente che la formulazione all'interno di Focal, in ossequio alla funzione di questa famiglia di prodotti, è quella di fare una sola cosa e farla molto bene. Quindi, insieme alla Yuga, ad altissima titolazione, questa è Yuga agricola, non è da colture cellulari, ma della migliore qualità, raccolta al momento giusto, nei luoghi giusti, estratta nel modo più corretto, c'è l'ortica che ha un notissimo effetto di rimineralizzazione, un effetto antinfiammatorio e un effetto anche di contrasto dei radicali liberi, c'è il filantro e l'epirobio, quattro ingredienti che sinergicamente fanno una sola cosa, quella dell'inibizione del 5-alfa-reduttasi e quindi in ultima analisi di abbattimento del DHT. Quindi io logicamente sono un fan della Yuga, ma detto questo, chi si trova bene con la Serenoa fa benissimo ad andare avanti con la Serenoa, perché è un signor integratore, è un signor fitocomplesso e lungi da me l'idea di voler denigrare quello che fanno gli altri. Perfetto, chiarissimo e molto etico direi anche. Vorrei sapere una cosa che ci chiedono gli utenti, ho visto anche qualche domanda qua al riguardo. Molto spesso per quello che è l'utente o per te il consumatore c'è una difficoltà perché ci sono molti prodotti in commercio che ad esempio dichiarano di avere tra i loro ingredienti la yuga o altri tipi di ingredienti. A quali fattori dovrebbero stare attenti, i consumatori, gli utenti per selezionare un prodotto rispetto a un altro? Quindi, per esempio, quali sono i plus del tuo prodotto anti-DHT? Beh, allora, io a rischio di diventare noioso, dico sempre che innanzitutto chi ha dei problemi tricologici non dovrebbe autoprescriversi i prodotti, dovrebbe Esatto. farsi consigliare da un medico. Questa è la cosa fondamentale. In ogni caso, per i maniaci dell'INCI e dei blocchetti degli ingredienti, bisognerebbe avere una conoscenza di base che indirizzi verso la funzione specifica di ciascun prodotto, perché a volte si leggono delle ingredientistiche senza fine, delle quali anch'io che mi occupo da tempo di questa cosa non riesco a capire quale sia il fine di mettere insieme tutte queste cose. Cioè, Bolla, tu mi stai chiedendo una cosa che è l'esatto opposto della filosofia che ho deciso di adottare. Io sono una mente semplice. Io voglio che venga fatta una cosa e bene. Quindi, quando tu vedi il blocchetto degli ingredienti di un prodotto Marceuticals, non è che ti fanno tutto, ti fanno bene i capelli, bene gli occhi, bene le orecchie, ti puliscono anche i vetri. No, questo non è quello che vogliamo fare noi. Noi vogliamo fare una cosa sola fatta bene. Quindi, il vantaggio dei prodotti Marceuticals è che ti dicono esattamente quello che fanno per te e lo fanno al massimo delle disponibilità dei prodotti disponibili sul mercato. Perché, ripeto, ho visto parecchi prodotti comparire sul mercato. Io, ripeto, ho una laurea in cose completamente diverse, quindi non pretendo di essere un esperto, ma vedo questi ingredienti che dicono: ma che ci incastra uno con l'altro? Cioè, mi sembrano dei tentativi di marketing. E non lo dico volendo insultare il marketing, perché tu sai bene che io da lì che vengo. Ma è il marketing del casino, passami il termine, cioè mettiamo dentro più roba perché più roba c'è, meglio è. No, non è vero, non è vero. Perché innanzitutto più roba c'è, meglio è, bisogna guardare le grammature e le titolazioni, perché dire che metto 100 grammi di qualcosa con lo 0,0 scarabocchio di principio attivo è come metterne un grammo. Quindi è veramente molto difficile. Ed è per questo che, ritorno a dire, bisogna essere guidati da delle persone che sappiano quello che fanno e soprattutto conoscano la situazione soggettiva e oggettiva del paziente per indirizzarli verso la scelta migliore.
Assolutamente. C'è una domanda, ci chiedono come si chiama il tuo integratore DHT, quindi Si anti-DHT. chiama, beh, insomma, lo sanno anche i sassi adesso. Comunque si chiama Marcheuticals, logicamente, Focal Synergy Anti-DHT. Basta chiamarlo Focal Anti-DHT e lo si trova ormai in distribuzione ovunque. Devo dire che sono molto soddisfatto perché parecchi dermatologi l'hanno adottato, l'hanno inserito nelle routine delle loro prescrizioni. E i risultati ci sono perché è molto maneggevole, facile da prescrivere, non ha size, costa il giusto, che non guasta, perché è una cosa che io voglio sottolineare, che la cura tricologica non deve svenare il paziente. Il paziente deve vedere dei risultati e deve pagare il giusto, perché io mi ricordo all'inizio che mi prescrivevano degli shampoo da 52 euro a boccetta. Io chiaramente poi li prendevo col contagocce, me ne mettevo uno, dico non fa niente, ci credo. Però se lo paghi 50 euro a boccetta, sto dicendo per dire, non funziona. Le cose devono avere il prezzo giusto ed essere formulate in maniera ineccepibile, di modo che diano dei risultati, perché se no diventa, come dicono gli inglesi, hit and run, fai il colpo e scappi. Noi siamo qui per rimanere, cioè noi vogliamo diventare amici di queste persone, vogliamo aiutarle. Infatti anche l'attività che sto facendo, e non è tutta farina del mio sacco, logicamente, perché non sono così bravo, di pubblicazione di articoli scientifici, è fatta con l'equipe di Marcheuticals, con il nostro direttore scientifico, con tutte le persone che mi aiutano, per dare delle risposte, ma anche terra a terra, nel senso, perdi capelli periodo di Covid, sì, è normale, sei stressato, hai paura. Ti dico un'altra cosa, Bola, che magari è utile da registrare. Molti chirurghi, persone che fanno autotrapianti, hanno rilevato un maggiore ricorso alle richieste di intervento perché con il lockdown la gente non fa altro che stare in casa, chiusa, avanti e indietro, passano davanti allo specchio, si guardano, qui avevo quattro capelli di più, qui ne avevo cinque di meno. Cioè ci sono stati moltissimi casi di dismorfofobia, cioè di gente che si vedeva cose che non aveva. Quindi c'è una componente nervosa molto importante che sta intervenendo su queste cose. Ecco, io ho provato a parlarne anche nell'articolo per dire alla gente di stare tranquilli. I capelli, quando cadono, nella maggior parte dei casi ricrescono. Lavateli bene, integrateli con sostanze giuste e fatevi vedere dal dermatologo. Bene, Gianluca, un'altra domanda all'utenza, dall'utente Tiago Prince, ci chiede i Sì. tempi di utilizzo dell'integratore, quindi per quanto tempo mi No, immagino che questa non è dovete una domanda usare. banale, questa è una domanda molto intelligente, questa è una domanda molto intelligente, che però va declinata per integratore. Allora, io personalmente vi dico quello che faccio, io prendo integratori tutto l'anno. Quello che faccio io è faccio due cicli di 2 mesi di integra, quando? Stagione delle castagne e primavera. Guarda caso, in concomitanza con gli effluvi. Se io ho un effluvio telogen, che ci siamo detti che il telogen è una fase che riguarda il capello, quindi è un capello che esce dall'ostio follicolare e lascia il follicolo vuoto. Alcuni chiamano questa fase chenogen, ma qui entro troppo nello scientifico. È la fase anagen, nella quale rinasce il capello, io gli do il boost, gli metto i cavi della batteria sotto, quindi gli do la MSM, la biotina, la cisteina che è particolarmente importante per la cheratinizzazione primaria, la vitamina B5 che con la cisteina interviene nella ossidazione degli acidi grassi e nel ciclo di Krebs, quindi aiuta l'enzima alfa, cioè ci sono un sacco di cose che fa di buono. Poi quando ho finito, diciamo, una confezione di integra, che sono 60 compresse, quindi faccio giusto i 2 mesi, poi ricomincio con la Yuga, che invece mi mantiene l'inibizione della 5-alfa-reduttasi, che in sinergia con il minoxidil che prendo tutti i giorni, mi mantiene il cuoio capelluto, insomma, ancora abbastanza decente, calcolando che avevo problemi di calvizie 20 anni fa, sono passati 20 anni, sono ancora quasi tutti qui, poi
Io Direi che ieri ho basta fatto con questo. 59 anni, Bola, quindi non è che sono proprio di primo pelo. Quindi, calcolando anche i miei coetanei che di capelli hanno dei vaghi ricordi, posso dire che la cura funziona, sono testimonial di me stesso. Perfetto. Passiamo a un'altra domanda adesso e ringrazio tutti, ovviamente tutti coloro che ci stanno guardando, siete veramente tanti, quindi vi ringrazio per essere qui e spero che l'intervista sia di vostro gradimento, ma sicuramente lo sarà. Vorrei farti una domanda adesso sugli shampoo. Quali Sì. sono, a tuo parere, le caratteristiche di uno shampoo da utilizzare per un effetto sebo normalizzante? Sappiamo che la seborrea e tutti questi problemi sono molto frequenti fra i nostri utenti. E soprattutto ti volevo chiedere, molto spesso uno shampoo o molti shampoo vengono definiti anticaduta. Cosa ci puoi dire al riguardo? Allora, sgombro subito il campo dagli equivoci con l'ultima domanda che mi hai fatto. Secondo me, shampoo anticaduta, no. No, è un ossimoro. Uno shampoo non può esplicare una funzione anticaduta. Come fa? L'anticaduta passa attraverso l'inibizione della 5-alfa-reduttasi, implica un'azione a livello ormonale. Ma come fa uno shampoo che resta sulla testa per mezzo minuto, un minuto, 2 minuti? Attraverso la cute a esplicare una funzione di questo tipo. Io personalmente, nei limiti della mia scarsa conoscenza, sono totalmente contrario a queste cose. E quando leggo shampoo anticaduta, capisco che è una definizione ormai entrata nel linguaggio comune, ma è una contraddizione in termini, è un ossimoro, perché lo shampoo non può essere anticaduta, lo shampoo può fare altre cose. Assolutamente d'accordo con te. Oh, grazie. E qui andiamo su il mio primo amore, che è stato lo shampoo, perché io ho uno shampoo nella gamma che si chiama Accelerator, Molto famoso. acceleratore. E perché accelera? Perché secondo me è uno shampoo funzionale. Cosa vuol dire funzionale? È uno shampoo che assolve ad una funzione dermatologica ben precisa, anzi, due se vogliamo, ma la principale qual è? Accelerare l'efficacia delle lozioni topiche. Allora, la maggior parte, posso dire il 90% di coloro i quali sono affetti da alopecia androgenetica si curano col minoxidil. Che senso ha mettere il minoxidil, particolarmente adesso che il minoxidil non unge più? Perché se tu come eccipiente non usi più il glicolipropilenico, ma usi il transcutol, lo puoi mettere in testa e non ti lascia nessuna traccia di unto. Che senso ha metterlo su una cute, su un ostio follicolare occluso da una ipersecrezione sebacea, da croste, da fittoni, da tutte queste cose, questi inestetismi, che di fatto costituiscono uno scudo? Quindi tu hai bisogno di far penetrare nell'ostio follicolare, quindi nel follicolo, le sostanze che più vicine vanno all'area dove sono richieste, e meglio è. Quindi l'accelerator che cosa fa? Innanzitutto svolge una funzione sebo normalizzante, come dicevi correttamente tu, ma anche una funzione cheratolitica, cioè un peeling superficiale della cute operata attraverso una sostanza vegetale che è l'acido salicilico, estratto dal salice piangente, che fa uno scrub superficiale molto delicato, ma che cosa fa? Prepara il cuoio capelluto all'applicazione delle soluzioni. Quindi io la mattina, tutte le mattine mi faccio uno shampoo. Poi metto un altro shampoo volumizzante, faccio metà di uno, metà dell'altro per dare un po' di corpo e di sostegno alla capigliatura, applico la mia lozione al minoxidil 5% fatta con transcutol, quindi fatta bene, fatta da una farmacia specializzata, perché è anche molto importante questo, non tutti sanno fare le galeniche, perché Assolutamente. quando vi prude la testa, quando trovate dentro i cristalli, non va bene, bisogna cambiare farmacia, non tutti le sanno fare e quelle brave ci sono. E una di queste collabora con noi, se possiamo dire. Lo posso dire chi sono? Sì, abbiamo due farmacie che Due. collaborano con il forum, tutte e due sono estremamente Sono valide. molto brave, esatto. Quindi andate con fiducia da chi collabora col forum, perché loro sono veramente bravi. E quindi praticamente cosa fa? Prepara l'applicazione di queste lozioni. Quindi uno shampoo funzionale, secondo me, ha senso. Uno shampoo anticaduta è una fregatura. Poi, in gamma,
Di Marketicals ci sono anche i prodotti Volumex, uno dei primi sintomi della caduta, pre-caduta, qual è l'assottigliamento del capello, l'alopecia androgenetica, prima di far diventare il capello vellus, prima miniaturizzato, displasico e via dicendo nella scala dei disastri. Questi capelli hanno bisogno di recuperare volume, di recuperare nutrimento, ed è per questo che io alla mattina che cosa faccio? Preparo il cuoio capelluto con poco accelerator, pulisco, poco Volumex, nutro, l'acqua del lavaggio viene trattenuta dal capello con il Volumex e poi contiene ceramidi e contiene anche della cheratina per aiutare la chiusura delle cuticole e poi gli metto la mia lozione al 5% di minoxidil preparata dai nostri amici e devo dire che i risultati ci sono. Quindi, secondo me, lo shampoo è importantissimo, svolge una funzione primaria, però deve fare le promesse giuste. Uno shampoo può essere curativo, può contenere chetoconazolo per delle patologie speciali. I miei non sono shampoo specialistici, ma sono degli shampoo che svolgono delle funzioni determinate e rilevanti per coloro come noi che sono in cura per problemi di inestetismi dei capelli. Quindi ragazzi, il messaggio da portare a casa è che quando leggete shampoo anticaduta, un campanellino di allarme vi dovrebbe. Secondo me, Bola, io non lo Anche so, secondo me. questa è la mia pillola di saggezza, come dicono gli inglesi, questi sono i miei two cents, però boh. Sì. Ma io sono d'accordo con te su questa cosa, perché come hai spiegato bene, come può uno shampoo che resta sullo scalpo 2 minuti al massimo avere un effetto sul DHT che poi sappiamo tutti essere responsabile Ma dell'acqua. infatti. E poi, Bola, scusami, 2 minuti, boh, beato te che 2 minuti, io la mattina, cioè, faccio le robe che sembro un pazzo scatenato, cioè quando lo tengo in testa mezzo minuto è un miracolo, lo so che non dovrei dirlo, ma è così per tutti. Quindi spendi 30 euro per uno shampoo con dentro anche qui le lingue di cardellino e la coda di drago, ma tanto lo lasci in testa mezzo minuto, allora scusami, comprati Procter & Gamble a 1,50 euro, probabilmente hai un'ulteriore causa di diradamento dei capelli, ma almeno non hai speso i soldi. Esattamente. Va bene, veniamo a una domanda molto interessante dell'utente Capello che ci chiede: ci sono studi o sperimentazioni che nel breve o medio termine potrebbero fornire un valido contributo alla lotta contro l'alopecia androgenetica? C'è qualcosa che bolle in pentola? C'è qualche prodotto nuovo di cui può parlarci? Sappiamo che oltre alla Yuga, che ovviamente è già una grossa novità su cui tu hai lavorato intensamente. C'è qualcos'altro che ci puoi preannunciare se non siamo troppo invadenti con la nostra domanda? No, assolutamente. No, c'è tanto, c'è tanto. Io vengo da un'esperienza professionale dove ho sempre fatto tanta ricerca e sviluppo e ho provato a traslare questa ricerca e sviluppo nella mia attività. Va detto che novità grosse e vere non è che se ne vedano molte in tricologia. È da tanto tempo che non viene fuori niente di nuovo. Adesso la Yuga può essere una buona innovazione, però ho mandato proprio oggi alla redazione un articolo che vorrei che fosse pubblicato il mese prossimo. Sto ultimando il brevetto di questa cosa, quindi stiamo parlando di tecnologie brevettate, per cui stiamo lavorando su una molecola che andrà a potenziare gli effetti del minoxidil. Stiamo facendo uno studio approfondito sui canali del potassio. In letteratura si è visto che i canali del potassio esistono nel follicolo pilifero perché non si sapeva, è stato provato scientificamente, ci sono proprio degli studi documentati, e che esiste una certa selettività. I canali del potassio sono di diversi tipi e risiedono in diverse parti del follicolo e il minoxidil non agisce su tutti. Quindi pensa che bello se ci fosse un'altra sostanza che agisce su proprio tutti i canali del potassio. Quelli del minoxidil sono all'interno della papilla, però il resto è lì. Stiamo lavorando su questo. Quindi questa è una mezza bomba. Questa è una mezza bomba. Poi abbiamo una collaborazione che stiamo testando clinicamente con un famosissimo istituto universitario italiano, il più famoso in tricologia,
con il quale stiamo potenziando con dei nuovi attivi un prodotto che esiste sul mercato e che sta dando già un'ottima prova. Quindi stiamo agendo migliorando quello che c'è già disponibile. E poi, questo tu lo sai molto bene, c'è un mio pallino che è molto rilevante per gli amici che si sono sottoposti a un trapianto o vogliono sottoporsi a un trapianto. Io ho scritto parecchio sul forum. Se avete voglia, andatevi a leggere i miei articoli. Sono un po' pesantini, però massimo 2 pagine, uno può leggere anche superficialmente, si capisce quello che voglio dire. Sì, vi ricordo che gli articoli li potete vedere sul nostro blog Bloccalvizie e anche sul forum nella sezione dedicata a Dottor Verderosa. Ecco, ci sono questi articoli, ma quello, uno che mi sta particolarmente a cuore è quello sul trapianto e sul post-trapianto. Sapete quanto sia importante la caduta delle crosticine post-trapianto? Cioè è stato dimostrato che se le crosticine vengono tirate via meccanicamente o cadono nei primi giorni per motivi sbagliati, spesso si portano dietro l'unità follicolare. Quindi è molto importante che ci sia una cicatrizzazione del tessuto sottostante che avvenga nei modi giusti e che sia spontanea, di modo che si completi nella migliore maniera possibile questo processo di cicatrizzazione e di rilascio, diciamo, di caduta, autocaduta della crosticina per fare in modo da poter reintervenire con il lavaggio e tutto quanto. Ecco, noi stiamo esplorando, cioè siamo oltre l'esplorazione, come sai, abbiamo già i prodotti e li stiamo valutando. Commercialmente, non clinicamente, gli oli ozonizzati. Quindi l'olio ozonizzato è una frontiera di sviluppo molto molto interessante. Praticamente il legame dell'ozono con gli acidi grassi, legami CC che si chiamano ozonuri, vengono a creare un legame forte, indissolubile a livello cutaneo, per cui si verificano quattro effetti, cioè un'azione di stimolo metabolico della cellula, quindi l'attivazione dello shunt del pentoso fosfati, l'azione degli ozonidi che rilasciano ossigeno, quindi tutti questi fattori di stimolo metabolico fanno ripartire il ciclo vitale della cellula, ma non solo, c'è anche una marcata funzione antinfiammatoria. L'ozono si sa che è magico da questo punto di vista. E poi c'è anche un clamoroso effetto di riattivazione dei fattori di crescita. Quindi sono tre, quattro effetti fondamentali, e poi chiaramente la cicatrizzazione, ma questo è il primo di cui dovevamo parlare, che sono fondamentali. C'è da dire che fino adesso i rimedi sono sempre stati un po' fai da te, rimedio della nonna, metti l'olio di mandorle, metti di qui, metti di là. Insomma, su una cute lesa, su una cute operata, io mettere i prodotti della nonna non mi fiderei tanto. Il grande vantaggio del prodotto che stiamo immettendo sul mercato è che è un medical device. Quindi si tratta veramente di qualcosa di diverso e che può dare un contributo veramente molto importante alla normalizzazione delle unità follicolari impiantate per tutto il periodo richiesto per un attecchimento corretto, quindi 8-10 mesi si può continuare ad applicare questa cosa. Inoltre, spesso in estate c'è anche il problema dell'esposizione al sole. Ti operi d'estate, devi andare in giro con i capellini che fanno più danni della grandine. No, questo prodotto può anche applicare, può realizzare una sorta di film, diciamo fotorepellente, che protegge dall'eccessiva esposizione al sole. Quindi anche qui abbiamo delle novità. Quindi, ricapitolando, un alleato per il minoxidil, un booster per un prodotto di integrazione molto famoso e un olio ozonizzato medical device di seconda classe, che è sicuramente un grande aiuto per gli amici trapiantati. Poi, se la detersione avviene attraverso lo shampoo accelerator, che è una detersione dolce ma profonda allo stesso tempo, perché contiene l'acido salicilico che è naturale, non contiene l'ES, però fa il suo lavoro, e il boost di ricrescita è garantito da Integra, come abbiamo visto prima,
MSM, biotina, cisteina, B5, B6, tutte queste cosine buone che aiutano i capelli a attecchire e a ricrescere, io credo che anche qui abbiamo un concetto interessante. Cioè, noi procediamo per concetti, per aree tematiche, non è che facciamo un prodotto così, un prodotto cos'ha. Post-trapianto abbiamo questo kit. Detersione in sinergia con Minoxidil, abbiamo l'Accelerator. Lotta contro il DHT, abbiamo la Yuga. Poi, integrazioni specifiche, ferro, rame, zinco, B12, folati. Abbiamo gli altri prodotti focal, ma questi non ne parlo in questa sede perché sono di stretta pertinenza del dermatologo. Assolutamente. Perché andare a integrare il ferro senza gli esami del sangue? No, per favore. Esatto. Gianluca, abbiamo un'ultimissima domanda perché siamo un po' lunghi coi tempi, però Tanto sì. per cambiare, sono logorroico. No, 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 assolutamente. Hai spiegato in maniera approfondita e chiara, dando una risposta concreta a tutte le domande dei nostri utenti. Una domanda ancora era, un utente chiedeva se dove posso vedere degli studi specifici sugli effetti della yoga? Se ce ne sono, dove li può trovare? Nell'articolo? Nell'articolo, Ok. perché allora ci sono degli studi che sono stati, non c'è tantissimo, non c'è tantissimo, a dire la verità. È uno studio molto interessante che confronta una yuga, diciamo di sintesi, che proviene da colture cellulari ad alta titolazione, in confronto alla Serenova e in confronto alla Dutasteride, sia nella cura dell'IPB, l'ipertrofia prostatica benigna, quindi come riduttore dell'infiammazione e della presenza di radicali liberi, sia nel caso di inibizione della 5-alfa-reduttasi finalizzata alla proliferazione del follicolo pilifero. Devo dire che la letteratura non è amplissima, però devo dire che i test clinici, cioè la pratica clinica, la prescrizione che ormai va avanti da anni della yoga, perché non è mai stato un prodotto di moda, ma c'è sempre stato. Ora viene ottimizzato nelle formulazioni. Dicono quello che ho detto prima, che i risultati ci sono e, a parte casi molto soggettivi, non ci sono effetti collaterali indesiderati. Perfetto. Davide, ho visto, Davide 29 ci chiede cosa pensa della medicina rigenerativa. Non Credo sono che medico. non è un medico, come ha specificato all'inizio il dottor Valerosa, quindi non è No, io la dottoressa. posso avere delle mie visioni personali, però non è neanche opportuno che le manifesti, perché io sono un tricologo, non un trichiatra. Io posso dire quello che osservo, posso dire fare delle consulenze, ma entrare in un ramo così specifico come la medicina rigenerativa, permettetemi di dire che non ne so abbastanza per non dire stupidaggini. Va bene Gianluca, abbiamo esaurito le domande, pensa che hai risposto a tutte le richieste della nostra utenza, ti ringrazio, invito tutti gli utenti a leggere gli articoli che Gianluca ci ha gentilmente scritto, che sono molto specifici, ci fanno capire bene tutte le problematiche e come affrontarle nella maniera corretta. Niente di più, ringrazio di nuovo il dottor Vederosa. Vi ricordo che gli articoli li potete leggere sia su BloccaBiz sia sul nostro forum. E per coloro che sono interessati ai prodotti Marcheuticals, ovviamente visitate il sito marcheuticals.it, giusto? Certo. Ok, auguro a tutti una buona serata. Grazie mille, buona serata a Di tutti. nuovo e ancora a tutti quanti, e quindi grazie di nuovo Gianluca e alla prossima. Alla prossima, ciao.